Minimalisti e risparmiatori incalliti, amanti dei bottoncini di metallo che fate tintinnare nei vostri salvadanai di tutto il mondo, unitevi! Ecco a voi il movimento FIRE, ma vi spiego tutto subito dopo la sigla. Bentornati, io sono come sempre Pasquale e questo è Io Risparmio, il canale del vostro amichevole e risparmiatore del Next Door. Oggi mi sento così on fire che sparo inglesismi like no tomorrow, ad katsum. Jokes on the side, il video è oggi dedicato all'analisi del movimento FIRE e al suo significato nel contesto italiano, per cui spariscono tutti gli inglesismi. È possibile veramente realizzare questo sogno in Italia? Il movimento FIRE è un acronimo di Financial Independence Retire Early, appunto indipendenza finanziaria in pensione prima, ed è un movimento culturale che promuove uno stile di vita improntato sul risparmio e sugli investimenti al fine di diventare finanziariamente indipendente, vivere di rendite passive e poter così andare in pensione anticipata. Secondo il movimento, infatti, risparmiare circa 25-30 volte quello che si spende in un anno fa sì che i propri investimenti generino delle rendite passive superiori alle spese. Il risultato? Le rendite diventano una sorta di stipendio mensile in grado di coprire le spese quotidiane e permettendo di andare in pensione a 30, 40 o 50 anni. Diciamo che la maggior parte dei FIRE va intorno ai 40-45. Questa ideologia nasce negli Stati Uniti in seguito alla pubblicazione del 2010 di Early Retirement Extreme, a cura di Jacob Blumfisker. Questo libro, assieme a O la borsa o la vita, scritto da Robin e Dominguez, nel 1992 costituisce le fondamenta del movimento FIRE, in cui scopo principale è quello di educare ed educarsi a una vita semplice, massimizzando il risparmio, riducendo le spese quotidiane allo stretto necessario ed investire gran parte del proprio patrimonio in strumenti finanziari a basso ed a medio rischio. Movimento diffusissimo da anni in Canada, Stati Uniti, Australia, da qualche annetto anche in Italia, ma la domanda che ci si pone, che mi sono posto, è se sia attuabile oppure no a noi italiani. Alcuni esempi dicono di sì. Francesco Narmenni, per esempio, ne è un esempio vivo e pratico. Partendo da un concetto di semplicità volontaria, lui è riuscito a creare un ecosistema di attività con primarie per avere introiti extra e allo stesso tempo ridurre il risparmio al minimo indispensabile. Lui è una persona molto focalizzata e decisa nel suo obiettivo, ma a mio parere di personalità così determinate verso il risparmio ce ne sono poche nel nostro paese. Anche perché il limite vero italiano rispetto ad altre realtà è che la tassazione è più alta ed in contemporanea il potere di acquisto non è così eccessivamente alto. Per fare in modo che questo obiettivo, questa grande impresa che dir si voglia, sia alla portata di tutti, è necessario che ci siano diverse coincidenze. Uno stipendio alto, uno stile di vita semplice, delle spese fisse basse, la capacità di risparmio sulle utenze, magari grazie all'aiuto dell'autosostentamento energetico, e risparmio sulla spesa dei generi alimentari, magari grazie a un'autoproduzione, e così via. Attenzione, non dico che siano cose impossibili, ma non a tutti piace vivere nella periferia per risparmiare sull'affitto, e non tutti vivono in prateria per curarsi l'orto. Il fattore determinazione personale è quasi tutto qui. Dico quasi tutto perché la prima voce importante è sicuramente quella degli ingressi, quelli economici. Quanto si guadagna? Guadagnare 5.000 euro al mese è completamente diverso che guadagnarne 900. Abitare con i genitori che pagano le spese di affitto e cibo è completamente diverso che avere un monolocale a mezzo. Però per dare un esempio, per suffragare quello che dico, ho creato tre fogli Excel. In ognuno di essi ho inserito delle condizioni, a mio parere, molto ottimistiche di tre scenari. Parliamo di un ventenne che ha la fortuna di trovare un lavoro ben pagato già alla sua giovane età, utopia in Italia, e che voglia lavorare fino ai 45 anni accantonando una buona parte del suo stipendio, utopia in Italia. Nei tre scenari il ventenne parte da 1.500 euro, dai 2.000 euro e dai 2.500 euro di stipendio, utopia in Italia, e considerando che questo venga aumentato di 500 euro ogni 10 anni. Premetto che non ho considerato nessuna inflazione, è un rendimento medio dei mercati, per cui intorno al 7% del proprio portafoglio. Per ogni situazione ho anche dato due scenari diversi, una percentuale di risparmio del 40% del proprio stipendio e una percentuale di risparmio del 50% del proprio stipendio. Alla fine delle tre simulazioni, dopo 25 anni di lavoro, il montante secondo me non basta sicuramente ad andare a vivere di rendita. Ma andiamo a vedere i tre, poi Excel e poi commentiamoli. Ed eccoci qui sul file, spero che sia il più semplice possibile. Vado a spiegare velocemente quelle che sono le colonne. La prima colonna è quella dell'età, per cui partendo dai 20 anni, questa persona va a accumulare fino a quando ha 45 anni. Ho stimato lo stipendio qui, da 1.500 euro di partenza, questo è lo scenario con lo stipendio più basso. Dopo 10 anni il suo stipendio, beato lui, diventa 2.000, e dopo ulteriori 10 anni diventa 2.500.
Questo è il tasso di risparmio, che troviamo qui il 40%, per cui sui 1.500 euro lui riesce a risparmiare 600 euro al mese per un totale di 7.200 anno. E così tutti gli anni ai 7.200 euro si va anche ad aggiungere l'interesse composto del 7% per un totale ai 45 anni di 256.000 euro e rotti. Se invece il tasso di risparmio mensile fosse del 50%, invece di 600 euro al mese, si risparmierebbero 750 euro al mese per 9.000 euro annuale, e così il patrimonio andrebbe a crescere in maniera molto più veloce per arrivare dopo 25 anni di risparmi, sempre partendo da 1.500 euro, aumentando a 2.000 dopo 10 anni e altri 500 per aumentare a 2.500 dopo i vari 20 anni, ad un totale di 323.000 e rotti di montante totale. Ma se il suo stipendio fosse medio, in questo caso avremmo uno stipendio che parte dai 2.000 euro, dopo 10 anni diventa 2.500 e dopo altri 10 anni diventa 3.000. Scenario già questo particolarmente difficile per un ventenne, però insomma ci sono alcune professioni che potrebbero garantirlo. In questo caso, con un tasso di risparmio del 40%, si avrebbero 800 euro al mese, 9.600 euro l'anno, e così si va a ripetere: i 9.600 euro si aggiungono di mese in mese all'interesse composto del 7% per un totale di 320, quasi 323.000 euro a 45 anni. Con un risparmio del 50%, per cui 1.000 euro al mese di risparmio intorno ai 20 anni, 1.250 intorno ai 30 e 1.500 intorno ai 40, invece si andrebbero a risparmiare 12.000 euro annui, poi 15.000 e poi 18.000 anni, per un totale alla fine, quando il nostro soggetto avrà 45 anni, di circa 404.000 scarsi euro. Andiamo a vedere se questa persona è particolarmente fortunata. E partendo a 20 anni con uno stipendio eccezionale di 2.500 euro al mese, intorno ai 30 ne guadagnerà 3.000 e intorno ai 40 3.500, in questo caso con un tasso di risparmio del 40% lui accumulerebbe 12.000 euro all'anno all'inizio, per poi passare a 14.400, infine passare a 16.800, per un totale dopo questi 25 anni di quasi 390.000 euro. Se riuscisse a risparmiare invece il 50%, in questo caso si partirebbe dai 2.500 a un risparmio mensile di 1.250, per un risparmio annuale di 15.000 euro, ai 30 anni sarebbero 18.000 euro e ai 40 anni 21.000 euro annui di risparmio, per un totale di quasi 484.000 euro. In realtà io alla fine parlerò di 483.000 euro per motivi di calcolo semplificato. In pratica si può capire che se non si guadagnano delle somme, diciamo, importanti già dall'inizio, il tasso di risparmio per cui non riesce ad essere molto importante, a meno che non si riesca ad avere un secondo stipendio in famiglia o a meno che non si riescano ad avere degli introiti, diciamo, di correlazione in introiti in più rispetto a quello che è il proprio stipendio, è molto difficile andare a costruire un patrimonio piuttosto importante per poter andare ad essere, diciamo così, indipendenti da qualsiasi tipo di lavoro già ai 45 anni. Ovviamente aggiungendo 5 anni in più, i 50 anni, l'interesse composto avrebbe maggior tempo di lavorare e per cui si potrebbe andare in pensione, diciamo, 15 anni prima rispetto al preventivato. Però ho voluto prendere, diciamo, questo esempio di 45 anni, che è una media fra i 40 anni e i 50 anni, che sono un po' più le due età di cui si parla più spesso. Torniamo in questo caso alla mia faccia per queste considerazioni finali, che saranno piuttosto complesse e lunghe, perché andiamo a parlare dei calcoli appena fatto e andiamo a dare quello che sono le mie impressioni. Nella più rosa delle ipotesi, il nostro capitale totale ammonterebbe a circa 483.000 euro e, considerando un tasso di prelievo di ritiro del 4% dal montante totale, facendo finta che non esista nessuna tassazione sul capital gain che abbiamo realizzato, abbiamo 19.320 euro all'anno, circa corrispondenti a 1.610 euro al mese, che non valgono come 1.600 euro di 25 anni prima e sicuramente e soprattutto sono meno di quanto si guadagnava all'inizio della nostra carriera lavorativa, senza contare che poi tra i 45 e i 65 anni si sono persi 20 anni di contributi diversamente, appunto contributivi, che avrebbero potuto integrare la nostra rendita da capitale con una pensione, seppure minima. Considerando questo tasso di prelievo al 4%, il montante in circa 25 anni dovrebbe andare a terminare, per cui intorno ai 70 anni. Dopo i 70 anni circa saremmo senza uno spicciolo in tasca. Ne vale veramente la pena? A mio parere, se si riesce a portare assieme allo stipendio una serie di ulteriori introiti come lavoretti extra, collaborazioni o qualsiasi altra liquidità per aumentare il montante, arrivando più o meno a circa 1 milione di euro, potrebbe avere senso, magari in quel caso diversificando il proprio portafoglio con dei dividendi, con delle azioni da dividendo, con un yield medio del 4%, in modo da non toccare troppo il montante e avere un flusso costante circa di 40.000 euro lordi annui. Lì ne potrebbe valere veramente la pena. In altri casi la vedo molto una situazione difficile e complessa da gestire, anche perché dopo anni, con questa rendita, tolto affitto, bollette, cibo e altri beni necessari,
rimane veramente poco in tasca? Bene, eccoci arrivati anche alla fine di questo video. Dammi le tue impressioni su queste mie considerazioni e se le condividi. Poi tra l'altro, se qualcuno lì fuori che guarda questo video è una di quelle persone che è riuscita a raggiungere i suoi obiettivi tramite il movimento FIRE e magari lascia qui la sua esperienza qua sotto, lo apprezzerei moltissimo, perché questo non è un video critica ma un video costruttivo. Spero di avere il tuo feedback qui sotto e di poter avere da parte tua un contributo che faccia crescere anche me e la mia community. Cerchiamo di aiutarci a vicenda con tanti commenti, scambiamoci opinioni e aiutiamoci sempre a crescere, ma con critiche costruttive. Come sempre ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo YouTube e se sei nuovo su questo canale, se ci passavi così, diciamo di passaggio, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!